Superbonus del 110% per interventi di riqualificazione energetica del proprio immobile. Finalmente si vede la luce, forse. Perché dico questo? Abbiamo visto come negli ultimi tempi il legislatore ha cercato in tutti i modi di rendere più semplice e veloce l'accesso alle detrazioni fiscali del 110% previste per interventi di riqualificazione energetica degli immobili, introducendo tutta una serie di semplificazioni, il cosiddetto decreto semplificazioni. Però leggendo attentamente il decreto semplificazioni si è visto come in realtà non si sia semplificato molto e si siano introdotte tutta una serie di ambiguità, di situazioni piuttosto complicate anche da interpretare. Però finalmente perché dico si vede la luce? Perché c'è stata l'approvazione da parte della Commissione europea del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per cui saranno sbloccati, saranno erogati molti soldi al nostro paese, si parla di oltre 200 miliardi da qui al 2026, che consentiranno finalmente di poter in maniera concreta attuare quelle misure necessarie per consentire l'accesso al credito. Ma vediamo come. Sono Andrea Cipriano, ingegnere, da oltre 10 anni lavoro nel settore immobiliare. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al canale YouTube, clicca sulla campanellina e attiva le notifiche in modo da rimanere aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Perché dico che l'erogazione di tutti questi soldi faciliterà, darà avvio finalmente al super bonus, farà esplodere il super bonus. Allora, innanzitutto diciamo che i primi soldi dovrebbero arrivare verso la fine di luglio con l'approvazione ufficiale del PNRR e arriveranno i primi miliardi, ma da qui ai prossimi anni ne arriveranno tanti, circa 200. Come verranno, oltre 200, come verranno spesi? Ovviamente verranno spesi per cercare di rilanciare un po' l'economia del paese, però sappiamo tutti come l'obiettivo numero uno del nostro paese, come di tutta l'Unione Europea, è quello della transizione energetica. Infatti, obiettivo dell'Unione Europea è addirittura quello di raddoppiare il rendimento energetico degli immobili da qui al 2025. Ma come si ottiene questo miglioramento nel comportamento energetico degli immobili? Sostanzialmente si ottiene migliorando l'isolamento energetico degli immobili, quindi attraverso l'installazione di cappotti di isolamento termico sulle pareti, sulle coperture, sulle pavimentazioni, attraverso sostituzioni in fisse e finestre e così via. Attraverso la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con impianti di nuova generazione, favorendo praticamente l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica in modo sostenibile, quindi sostanzialmente impianti fotovoltaici e ovviamente attraverso il monitoraggio dei consumi. Ora, questo da un punto di vista dell'edilizia privata significa sostanzialmente dare il via, dare diciamo una forte spinta al superbonus del 110%. Perché? Perché con il superbonus del 110% vengono incentivati tutti quegli interventi di riqualificazione energetica, come ad esempio il cappotto di isolamento termico, la sostituzione dell'impianto di riscaldamento come interventi trainanti, lo sappiamo benissimo, sostituzione di infissi e finestre, installazione di impianti fotovoltaici come interventi trainati. Quindi ritengo che, siccome molti soldi verranno proprio girati, verranno dirottati verso interventi di riqualificazione energetica, questo finalmente darà il via. Darà una spinta decisiva al super bonus del 110%. Tutti questi soldi uniti ovviamente alle semplificazioni introdotte ultimamente dal legislatore con il decreto semplificazioni. Ma che cosa significherà nel concreto dirottare tutti questi soldi verso questo obiettivo della transizione energetica? Significherà nel concreto, di fatto, sì, si parla che entro la fine del mese, entro la fine di luglio, verrà ufficializzata la possibilità anche per gli edifici unifamiliari, verrà prorogata la scadenza del superbonus al 30 giugno del 2022, cosa che è già ufficiale per gli edifici plurifamiliari. Inoltre, verrà esteso per tutto il 2022 la possibilità di accedere al superbonus attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura, che secondo me sono le misure fondamentali per dar vita, per dare il là al superbonus, perché al di là dell'incentivo del 110%, che è particolarmente allettante, ma quello che alletta di più le persone sicuramente è la possibilità di accedere
a queste detrazioni fiscali attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito, perché sostanzialmente poi le persone quello che vogliono è non anticipare soldi, non spendere sostanzialmente più che detrarre, anche perché non tutti poi hanno una capienza fiscale tale da poter portarsi in detrazione delle quantità di soldi che possono essere anche piuttosto rilevanti. Inoltre, a mio avviso, con l'erogazione di questa montagna di soldi, arriverà entro fine anno sicuramente la proroga a tutto il 2023. Questa è una cosa per cui attendiamo ovviamente la legge finanziaria, però io la do praticamente per scontata, e l'estensione, la proroga della scadenza del super bonus per tutti quanti i tipi di edifici, plurifamiliari e unifamiliari, a tutto il 2023. Come detto, ancora non è ufficiale, però io su questa cosa ci credo molto. Ecco, credo che questa sia una notizia molto importante, speriamo che questo dia il via finalmente all'esplosione che tutti stiamo attendendo già da qualche mese, del super bonus e tutti quindi gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio sul territorio italiano. Ecco, se questo video ti è piaciuto ti chiedo di mettere un mi piace, se hai dei commenti postali qui sotto ti risponderò nel più breve tempo possibile, e iscriviti al canale YouTube e seguimi anche sulla pagina Facebook.